Domenica 12 giugno, Borgosese andrà al voto per decidere chi guiderà la città per i prossimi 5 anni. Così abbiamo intervistato la candidata Claudia Marchesini, della lista E Primavera Borgosesia. Mi chiamo Claudia Marchesini, ho 48 anni, sono nata a Borgosesia, fin dalla nascita vivo in città. Qui ho costituito la mia famiglia con il mio compagno di vita Alessandro e i miei due bambini di 10 e 8 anni. Svolgo la professione di avvocato e insegno diritto all'Istituto Tecnico Industriale di Borgosesia. Nel mio tempo libero mi piace stare all'aria aperta e fare sport, soprattutto in inverno amo praticare lo sci. Negli ultimi 5 anni sono stata consigliere di opposizione nel Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia e in questi 5 anni ho maturato sempre di più l'idea che la città abbia bisogno di miglioramento, abbia bisogno di novità e ritengo di avere le competenze necessarie per poterlo fare. Innovazione, sostenibilità e comunità. Quello che mi preme di più è comunità, perché il mio programma sarà ambizioso e voglio che vengano coinvolte tutte le realtà della mia città. I punti di forza della mia lista sono attenzione, competenza e amore per la città. Da docente sono abituata a dare voti e a dare valutazioni, però non è nel mio stile esprimere pubblicamente il voto di uno studente. Se il municipio trovasse 10 milioni, in primis punterei tutto su un ospedale di eccellenza per la mia città. Secondariamente mi preoccuperei di offrire i servizi ai cittadini, di valorizzare il territorio non solo di Borgosesia ma della Valsesia. Il sindaco è l'autorità garante della sanità a livello provinciale e in quanto futuro sindaco la mia priorità sarà mantenere i contatti con gli enti di competenza per cercare di non perdere il nostro prezioso ospedale e tutti i reparti.